Stefano, pieno di Spirito Santo, fissando gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla sua destra e disse: «Ecco, io contemplo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio». E c'è una parola per noi riuniti? Riunita la folla disse loro: «Ascoltate e comprendete bene». Grazie carissimi fratelli e sorelle della vostra accoglienza carismatica. Sapete che vi dico che sono felice di essere tra voi anche quest'anno. Anzi, se vogliamo arrivare in fondo dobbiamo rinunciare agli applausi, probabilmente. Anzi, quest'anno sono più felice del solito perché non sono venuto a Rimini da solo come battitore libero, ma accompagnato da un gruppo di preghiera che mensilmente si riunisce con me, nel quale prego, do l'insegnamento, in una cittadina del Reatino, si chiama Città Ducale. Devo dirvi anche, confidare con voi che mi siete così cari, che il Signore è venuto una terza volta nella mia vita. La prima volta fu quando mi chiamò alla vita religiosa, la seconda volta quando mi diede l'effusione dello Spirito e produsse una grande svolta, e 2 anni fa quando il Signore mi ha chiamato a ritirarmi in un eremo, quando non sono a predicare, in un antico conventino dei Cappuccini con 3 monache di clausura, con le quali facciamo vita contemplativa quando non sono in giro, in attività per il mondo. E in questo conventino dei Cappuccini abbiamo iniziato un anno fa un gruppo di preghiera che si aggiunge a quelli settimanali che, guidati da Don Emanuele, un giovane sacerdote, da segretario del Vescovo di Rieti, che è qui e che saluto, che è anche lui un frutto di Rimini, perché è stato dopo essere venuto a Rimini che ha sentito il bisogno di iniziare questo cammino. Bene, anche per questo sono molto contento di essere qui, do il benvenuto a questi fratelli che vedo mensilmente. Il tema che mi è stato suggerito è la parola di Giovanni: chi non nasce dall'acqua e dallo Spirito non può entrare nel regno di Dio. È la caratteristica della teologia di Giovanni quella di definire l'esistenza cristiana come una nuova nascita, una nascita dall'alto o una nascita da Dio, come è tipico della teologia di Paolo quello di vedere l'esistenza cristiana con la metafora della nuova creazione. A volte questa rinascita dall'alto, dallo Spirito, è attribuita alla fede. Per esempio, quando Giovanni dice che a quelli che hanno ricevuto, che l'hanno ricevuto, ha dato il diritto di diventare figlio di Dio, cioè a quelli che credono nel suo nome, i quali non da volontà di carne ma da Dio sono nati. Altre volte questa rinascita è attribuita al sacramento: chi non rinasce dall'acqua e dallo Spirito, cioè con il battesimo, non può entrare nel regno di Dio. Ma si tratta dello stesso evento, che ora è visto dalla parte dell'uomo che accetta la grazia, la fede, ora dalla parte di Dio che dà la grazia, il sacramento. Tenendo conto che questa mattinata è dedicata, come avete sentito, alla diffusione della spiritualità carismatica, quello che mi propongo di fare è di illustrare la relazione che c'è tra questa rinascita dall'alto e il battesimo nello Spirito o l'effusione dello Spirito che si pratica nel rinnovamento. A San Paolo risale l'espressione «un solo battesimo», una sola fede, solo Signore, un solo battesimo, che la Chiesa ha introdotto nel credo, perché nel credo noi diciamo «confiteor unum baptisma», professo un solo battesimo. E questo perché c'erano degli eretici che dicevano che bisognava ribattezzarsi quando
si tornava da una eresia oppure dopo aver commesso dei particolari peccati. La Chiesa invece ha stabilito che c'è un solo battesimo. Allora questo vuol dire che il nostro battesimo nello Spirito non è una rinascita nello Spirito, ma è un rinnovamento di quella nascita battesimale. È una presa di coscienza, un'attivazione, una scoperta delle possibilità che erano nascoste in quella rinascita e che forse noi non abbiamo mai sperimentato. Abbiate un pochettino di pazienza perché vorrei dare almeno in alcuni minuti un tentativo di spiegazione di che cos'è questa grazia tipica del rinnovamento che chiamiamo il battesimo nello Spirito. Per me una spiegazione teologica è questa, che fa leva sul concetto del sacramento legato o congelato. Che cos'è? È un sacramento che si riceve con un impedimento alla grazia. Una volta che in seguito si rimuove l'ostacolo, il sacramento torna a rivivere, rifiorisce per così dire, senza bisogno di ripetere il sacramento. L'esempio classico è il matrimonio o l'ordinazione sacerdotale ricevuta in stato di peccato mortale, e purtroppo ci sono anche questi casi. Evidentemente in quel momento il sacramento del matrimonio e dell'ordinazione sacerdotale non possono dare nessuna grazia di stato, perché c'è l'impedimento, il peccato. Una volta che si è confessati, pentiti, tolto l'ostacolo, non occorre ripetere il sacramento del matrimonio, ma il sacramento torna a vivere, rivive per così dire. È chiaro che nel caso nostro l'ostacolo non è il peccato. Che cosa impedisce al battesimo di esprimere tutte le sue potenzialità tra i cristiani? Non è il peccato, ma è la mancanza di una presa di coscienza personale, di un'adesione personale. Nel battesimo ci fu domandato: credi in Gesù Cristo? E qualcuno rispose per noi, il padrino, i genitori: credo. Vuoi essere battezzato? E altri risposero: lo voglio, a meno che non abbiano ricevuto il battesimo da adulti. Arriva il momento nella vita quando bisogna personalmente dire quel sì, quel credo, quel accetto Gesù. Ed ecco allora che in quel momento il battesimo rifiorisce, ed è proprio quello che avviene nel battesimo nello Spirito. Un esempio forse, carissimi amici, più alla portata di tutti, è quello del membro addormentato. Avete mai fatto l'esperienza di una mano addormentata ad un piede addormentato? Sì, vero, tutti. Per la posizione assunta, perché per un po' di tempo non si muove quel membro del corpo, finisce per atrofizzarsi, si perde la sensibilità perché non ci scorre più il sangue. E lo stesso avviene nell'organismo del corpo di Cristo. Quando un membro rimane per troppo tempo inutilizzato, immobile, la circolazione dello Spirito non avviene più. Io dico che la debolezza della Chiesa dipende dal fatto che ha troppi piedi e troppe mani addormentate. Il battesimo o effusione dello Spirito è la grazia propria del rinnovamento. Esso è anche il nostro contributo specifico, e notate, dico il nostro perché io mi sento di voi, mi sento a casa mia, siete la mia famiglia. Questo è il nostro contributo specifico anche all'evangelizzazione. Tutti i movimenti prendono parte a questo sforzo della Chiesa della evangelizzazione, ognuno con il suo carisma. Per noi l'elemento, lo strumento più efficace si è rivelato essere proprio il battesimo nello Spirito. Con i seminari di vita nuova i cristiani vengono messi in contatto con le verità fondamentali della fede. Poi con la preghiera di effusione si fa l'esperienza dello Spirito e molti cristiani da cristiani nominali diventano cristiani reali. Tutti voi siete probabilmente frutto di questo cambiamento. Guai se il rinnovamento nello Spirito
trascurasse questa grazia. In molte parti del mondo si nota un calo di entusiasmo, un calo di capacità di attrarre i giovani nel rinnovamento. Sono reduce da incontri sia nella patria del mio amico Ralph negli Stati Uniti, in Canada, e devo dire che è vero che a livello, diciamo così, esteriore c'è un certo calo, però notiamo una cosa, che la forza dello Spirito non è diminuita di un atomo. Il braccio del Signore non si è accorciato e ogni volta che si prepara la gente all'effusione dello Spirito si manifestano le stesse cose, le stesse esperienze forti di quello che abbiamo ricevuto noi, non so, 30 o 40 anni fa. Lo Spirito è ancora forte come agli inizi, anche se noi non sempre seguiamo il passo. E l'intento di questo mio insegnamento, vi ringrazio in anticipo della pazienza che avrete nell'ascoltarlo, è proprio quello di rimettere in luce alcuni di questi frutti del battesimo nello Spirito, per farceli desiderare e farci desiderare di trasmetterli possibilmente a tutta la Chiesa. L'espressione battesimo nello Spirito, sapete bene che non è stata inventata dal rinnovamento carismatico e neppure dal movimento pentecostale che l'ha preceduto. Chi l'ha inventata? Gesù, il quale prima di salire al cielo, sapete, disse: Giovanni ha battezzato in acqua, voi sarete battezzati in Spirito Santo da qui a non molti giorni. Ora, quello che non si nota sempre è che Gesù non solo usa l'espressione battezzare nello Spirito, ma dice anche in che consiste. Dice: voi sarete battezzati nello Spirito da qui a pochi giorni. Cosa successe di lì a pochi giorni, di lì a 10 giorni? Pentecoste, quindi il battesimo nello Spirito, l'intenzione di Gesù è la Pentecoste. Allora quello che noi faremo questa mattina, in questo momento, semplicissimo, ripercorreremo alcune tappe del racconto di Pentecoste alla luce dell'esperienza nel rinnovamento nello Spirito e leggeremo il rinnovamento nello Spirito alla luce di quello che successe a Pentecoste. Siamo entrati nella novena di Pentecoste, lo sapete, vero? E sarebbe proprio strano se un raduno del rinnovamento carismatico che avviene nella novena di Pentecoste non desse uno spazio alla Pentecoste, perché quello che siamo qui noi a volere, a desiderare per portare a casa non sono nuove idee sullo Spirito, vero? È lo Spirito, è la Pentecoste, è sempre Pentecoste, oggi deve essere Pentecoste. Allora, leggiamo alcuni brani del capitolo secondo degli Atti degli Apostoli, vedendo quello che ci dicono di questa grazia del rinnovamento. Io lo so che ho parlato della Pentecoste in altre circostanze, ma questa volta lo facciamo da un'angolatura particolare. Quando il giorno di Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di un vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove si trovavano. Beh, riempì tutta la casa, il cenacolo. Era piccolo, qui il cenacolo è più grande, ma lo Spirito Santo non ha problemi di numero. Come il sole illumina uno, illumina i miliardi di uomini che sono sulla terra, così lo Spirito Santo non ha problemi di numero. Quindi se qui anziché 120 persone siamo non so quanti, 15.000, non abbiate paura, lo Spirito Santo è tutto per tutti. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro, e tutti furono pieni di Spirito Santo. Punto. Qui bisogna fare punto, perché nelle Bibbie continua senza né punto né virgola, e cominciarono a parlare in altre lingue, e invece qui bisogna fare punto, perché altrimenti c'è un rischio, quello di pensare che il fatto di essere pieni di Spirito Santo consisteva nel parlare in altre lingue, mentre questa era una delle manifestazioni, di cui si parlerà nella sezione seguente. Prima di proseguire, tutti sentono? Non ci sono problemi di acustica? No, grazie a Dio. Cosa vuol dire
tutti furono pieni di Spirito Santo. E dobbiamo fermarci perché qui è tutto. Bisogna gettare uno sguardo in questo abisso per capire. Allora ci domandiamo di che cosa furono pieni. Che cos'è lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo, per quello che possiamo dire, è l'amore personale che scorre tra il Padre e il Figlio. È una fornace, una fiamma che possiamo chiamare anche felicità, beatitudine, vita, luce. La parola per noi più significativa è amore. Lo Spirito Santo è l'amore personificato. Allora dire che tutti furono pieni di Spirito Santo vuol dire che tutti furono pieni dell'amore di Dio. Fecero un'esperienza travolgente di essere amati da Dio. Questa è la Pentecoste. E per questo la Pentecoste non è un appendice alla salvezza, è il compimento finale della salvezza. Dio aveva creato il mondo per partecipare il suo amore alle sue creature. Il peccato aveva bloccato questo piano di Dio. Dio inventa un lungo cammino di preparazione, ecco la Bibbia, manda il suo Figlio che toglie l'ostacolo, la barriera del peccato con la sua morte, rinnova la vita con la risurrezione e finalmente l'umanità è pronta per ricevere quello che Dio voleva da sempre dare, un coinvolgimento, un'immersione in questa beatitudine, in questo amore eterno di Dio. Paolo lo dice chiaramente, spiega così la Pentecoste Paolo, l'amore di Dio è stato effuso nei nostri cuori, continuate voi, tanto lo sapete a memoria, no? Mediante lo Spirito Santo che ci è stato donato. Questa è una descrizione della Pentecoste e l'esperienza lo conferma. I primi, quelli che assistettero al primo ritiro carismatico, uno di loro diede testimonianza, diceva, a un certo punto avemmo paura di non reggere all'eccessivo d'amore di Dio che era entrato dentro di noi e dentro la cappella. Avemmo paura di non reggere, tanto era forte questo sentimento. D'altra parte gli apostoli sono la prova. Da questo momento li vediamo trasformati, cambiati, il cuore nuovo è già in funzione. Che cosa ha prodotto questo? Che cosa nella vita umana produce i grandi cambiamenti? L'amore. Quando ci si innamora si è capaci di fare cose grandi. Così successe agli apostoli. Da queste parole voi avete forse capito che c'è una particolarità, c'è un frutto di questa esperienza dell'amore di Dio che va sottolineato, perché è il rinnovamento che l'ha riportato alla luce. Ed è la parola esperienza, esperienza. Dobbiamo soffermarci un po' su questo. Una delle cose che impressionano di più e che talvolta scandalizzano gli osservatori esterni del rinnovamento e anche del fenomeno pentecostale è il modo con cui questa esperienza interiore dell'amore di Dio si trasforma, si manifesta all'esterno. Mani alzate, occhi chiusi, volti estatici, parlare in lingue. E beh, devo confessare che anch'io all'inizio facevo un po' di difficoltà ad accettare tutto questo. Si sa che la parola entusiasmo non gode buona fama presso gli storici, perché l'entusiasmo facilmente suggerisce esaltazione, fenomeni di eccessi, eccetera. Ma c'è entusiasmo ed entusiasmo. E questo entusiasmo qui, quello di Pentecoste, si chiama con un nome speciale. Si chiama la sobria ebbrezza dello spirito, che è un'altra cosa. Pietro quel giorno disse, questi uomini non sono ubriachi di mosto, e bisogna questa parola di Pietro, ancora c'è bisogno di ripeterla, questi uomini non sono ubriachi. Adesso non sto parlando a voi, questi uomini non sono ubriachi.
E San Cirillo di Gerusalemme, commentando, dice: sì, sono ubriachi, ma di quella sobria ebbrezza che fa morire i peccati e vivifica il cuore. E forse è il momento di ricordare che nel 1975, quando il rinnovamento fu ricevuto ufficialmente per la prima volta dal Papa Paolo VI, lui aggiunse delle parole alla fine, dopo il discorso che aveva preparato, e era un riferimento alla liturgia del giorno. Diceva: oggi, nella liturgia delle ore, c'era l'inno di Sant'Ambrogio, che termina con questa frase: «Leti bibamus sobriam profusionem spiritus». Beviamo con gioia l'abbondanza sobria dello spirito. E Paolo VI disse: questo potrebbe essere il vostro motto. Beviamo con gioia dall'abbondanza sobria dello spirito. E facciamo che questo motto rimanga vivo in mezzo a noi. La Pentecoste è il momento in cui il cuore di pietra va in frantumi, nasce il cuore nuovo, e questo non è un trapianto di cuore che avvenne in anestesia completa, no. E qui proprio è uno degli apporti del rinnovamento anche a livello teologico. Farci riscoprire che la vita cristiana non è solo fatta di concetti, di definizioni, di sillogismi, ma è fatta di un'esperienza di Dio, è fatta di sentire. Non è vero, nel battesimo diventiamo figli di Dio, membri del corpo di Cristo, tempio della Trinità, però tutte queste cose normalmente la gente pensa che sì, sono a livello inconscio, ci sono, li crediamo. Il rinnovamento ha riportato alla luce quella che era un'esperienza della Chiesa antica, e che lo è tuttora della Chiesa ortodossa in maniera abbastanza forte, cioè che la vita cristiana non sono parole e concetti, la vita cristiana è entrare nel fuoco della vita divina, è esperienza. I concetti vengono dopo. Questo apporto del rinnovamento carismatico ha interessato i teologi, io vi posso dire, perché devo occuparmi anche di questo aspetto teologico, che il movimento, la realtà ecclesiale post-conciliare che ha suscitato più interesse nei teologi e al quale hanno dedicato dei capitoli interi nei libri sullo Spirito Santo è il rinnovamento carismatico. E forse il più grande teologo del secolo scorso, Carlo Rahner, che non era ufficialmente un membro del rinnovamento carismatico, ha scritto queste parole, sentite: non possiamo contestare che l'uomo possa fare qua giù delle esperienze di grazia, le quali gli danno un senso di liberazione, gli aprono orizzonti del tutto nuovo, si imprimono profondamente in lui, lo trasformano, plasmando anche per lungo tempo il suo atteggiamento cristiano più intimo. E conclude: nulla vieta di chiamare tali esperienze battesimo nello Spirito. Passiamo a un secondo quadro, che comincia con il versetto 14. E per inciso ricordiamo una cosa, che quando noi commentiamo il racconto di Pentecoste, lo scopo non è mai quello di sapere solo quello che successe quel giorno. Lo scopo è di ricevere quello che oggi deve succedere. È un po' come nella messa, io dico, nella messa il sacerdote fa un racconto di quello che Gesù fece nell'ultima cena. Prese il pane, lo spezzò, lo diede ai discepoli, però sappiamo che questo racconto fatto dal sacerdote sull'altare diventa realtà. Quello che avvenne in quel momento avviene di nuovo, il pane diventa il corpo di Cristo. Quando leggiamo il racconto di Pentecoste dovrebbe succedere qualcosa di analogo, non di identico, cioè che quello che successe quel giorno succede di nuovo. Gesù lo vuole, se lo vogliamo anche noi, non c'è nessun ostacolo perché quello che successe agli apostoli succeda qui a Rimini quest'anno. Ascoltiamo allora
alcuni versetti ancora. Questi uomini non sono ubriachi, come voi supponete, perché è soltanto la terza ora del giorno. Ma questo è quando fu annunciato per mezzo del profeta Gioele: avverrà negli ultimi giorni, dice il Signore, che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni, i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Anche sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni spanderò il mio spirito ed essi profetizzeranno. E noi siamo la testimonianza che questo è vero, e questo è avvenuto, questa profezia di Gioele, di visioni, di sogni, di profezia, che tutto un popolo diventa profeta. Noi ne siamo i testimoni che questa profezia si è realizzata con Gesù. Questo testo però mi interessa in questo momento perché menziona una serie di carismi: profezia, visioni, sogni, miracoli, segni. E questo, carissimi amici, ci offre l'occasione di nuovo per gettare un fascio di luce sulla grazia del rinnovamento. Per capire l'azione dello Spirito Santo bisogna tener conto di un dato fondamentale nella Bibbia, cioè che lo Spirito Santo agisce in due modi diversi. Un modo si chiama carismatico e un altro modo si chiama santificante. Allora, l'attività carismatica dello Spirito Santo consiste nel dare ad alcune persone dei doni particolari, ma non per loro, per l'edificazione della comunità. Ed ecco che a Sansione venne dato il dono della forza, ad alcuni il dono della profezia. Non necessariamente questi doni rendono più santi. Salomone aveva tanti carismi di sapienza, ma sappiamo che non era uno stinco di santo, perché questi doni sono dati per l'edificazione di tutta la comunità. Più tardi, dopo l'esilio, comincia a delinearsi un'azione dello Spirito Santo più intima, più interiore, che poi si chiamerà l'azione santificatrice. La differenza è che qui lo Spirito Santo viene sulla persona e rimane in lei, la trasforma dall'interno, le dà un cuore nuovo, uno spirito nuovo. Nel Nuovo Testamento questa duplice azione dello Spirito Santo è evidentissima. San Paolo prima parla della lista dei carismi, 1 Corinti 12, poi parla della carità comune a tutti, che è poi un sinonimo della grazia santificante, quindi dell'azione santificatrice dello Spirito. Bene, questo duplice modo di agire dello Spirito Santo si ripete, si riproduce nel rinnovamento carismatico e dobbiamo tenerne conto. L'azione santificatrice dello Spirito è evidente nel momento in cui noi sperimentiamo l'amore di Dio dentro di noi, sperimentiamo l'unzione dello Spirito Santo nella preghiera, il gusto della lode, il gusto di proclamare Gesù Signore, che si vede che ci prendete gusto, perché ogni volta che avete occasione di proclamare Gesù Signore non vi ferma nessuno. Ma questa è grazia, questa è azione interiore, santificatrice, il gusto della lode, proclamare Gesù Signore, l'amore di Dio, è l'azione santificatrice dello Spirito. Però nel rinnovamento carismatico sono presenti i carismi, il nome stesso lo dice, sono presenti tutti i carismi. Ora, questi due modi di agire dello Spirito Santo, come sempre, non sempre, si coordinano in modo armonioso, ed ecco che nel rinnovamento, come del resto tra i nostri fratelli pentecostali, emergono delle frizioni, perché alcuni accentuano di più l'azione santificatrice, quindi danno importanza alla preghiera, ai sacramenti, all'acquisto delle virtù. Altri invece sottolineano di più l'azione carismatica, l'esercizio dei carismi, e in qualche caso particolare con un accento il carisma di guarigione. Primo atteggiamento è quello di tolleranza, di accettare che altri abbiano doni diversi dai nostri. Certamente però l'ideale è di tenere uniti questi due aspetti, non di dividerli. Il Concilio Vaticano ha detto bene che l'azione sacramentale e l'azione carismatica devono essere come due forze, i due polmoni della Chiesa. Per molto tempo
questi uno dei polmoni era abbastanza atrofizzato, ma adesso i due polmoni sono di nuovo in attività e nel momento deve mostrare questa sinergia tra l'azione santificatrice e l'azione carismatica. A proposito di questo però, carissimi amici, cioè a proposito dell'azione carismatica e della priorità, perché non c'è dubbio che queste due azioni sono ugualmente importanti, ma la priorità spetta all'azione interiore, alla trasformazione del cuore. E parlando di questo bisogno di santità, io devo fare una osservazione. Al rinnovamento si accostano persone reduci dalle più diverse esperienze di vita. E tra queste esperienze oggi c'è sempre più spesso quella di matrimoni distrutti e di separazioni legali. Come comportarsi con i fratelli e le sorelle in queste condizioni che cercano l'aiuto della Chiesa nel rinnovamento carismatico? Bisogna fare una distinzione, penso. Se la rottura è avvenuta nel passato, quando non si conosceva forse ancora il Signore, per colpa propria o senza colpa propria, e non è più possibile tornare indietro perché c'è una situazione nuova, magari anche con dei figli avuti, nulla vieta di accogliere queste persone nei gruppi di preghiera e di fare anche su di loro la preghiera di effusione. La Chiesa ha spesso ribadito che questa situazione impedisce l'accesso all'Eucaristia, ma non alla preghiera della Chiesa. Non essendo l'effusione dello Spirito un sacramento, ma appunto una preghiera e un aiuto spirituale, nulla vieta, a mio parere, che dopo una buona confessione, accompagnata da sincero pentimento, si possa pregare su di essi perché ricevano il dono dello Spirito. Diverso è il caso di situazioni in atto, cioè di matrimoni in crisi ma non ancora sciolti, che una volta conosciuto il Signore, con l'aiuto della grazia, la propria buona volontà, potrebbero essere risanati. Qui io devo fare un ammonimento piuttosto austero. Non ci si prende gioco di Dio. Non si può cercare nel rinnovamento un avallo e un modo di aggirare le esigenze della coscienza e della Chiesa. L'esperienza dimostra che la grazia dello Spirito Santo può risanare matrimoni morti e conferire loro uno splendore, una vitalità mai conosciuti prima. Io stesso ne ho conosciuti casi diversi e meravigliosi dello Spirito Santo che rinnova non solo il cuore ma anche il matrimonio. Bisogna però dare allo Spirito Santo la libertà di farlo. A volte non si vuole che il matrimonio sia risanato perché magari il cuore si è già legato a un'altra persona e si è indurito. A questi tali bisogna negare la preghiera di effusione che farebbe loro più male che bene, dando loro la falsa sicurezza di essere a posto con la propria coscienza e con la Chiesa, con carità sempre, ma bisogna sconsigliarli perché non servirebbe a nulla. Siete stanchi? Grazie. Perché se siete stanchi, io vi ricordo ancora una volta quello che mi successe con Giovanni Paolo II la prima volta che predicai in San Pietro durante il Venerdì Santo. Non tutti c'erano, magari lo ripetiamo, vero? Allora, nel 1980, quando per la prima volta dovevo fare l'omelia del Venerdì Santo con il Papa, tutti i cardinali, il corpo diplomatico, e salì sull'altare del Papa, cominciai a parlare e mi accorsi che dovevo parlare lentamente perché c'era un rimbombo, un po' come qui nella Basilica. E parlando lentamente durai 10 minuti più del previsto e l'uomo, il prefetto della Casa Pontificia, un vescovo quel tempo, che è incaricato degli orari del Papa, era un po' preoccupato perché sapete che dopo il Papa deve presiedere la Via Crucis al Colosseo e ogni tanto guardava l'orologio. Io non lo vedevo perché era di fianco. Il giorno dopo questo vescovo
confidò ad alcune suore quello che era successo alla fine della liturgia. Alla fine della liturgia il Papa lo chiamò e sorridendo gli disse: quando un uomo di Dio ci sta parlando, non bisogna guardare l'orologio, attendi a imitare il Papa, eh? Dimenticate l'uomo di Dio, ma ricordate il resto. Passiamo al brano successivo. Esso ci permetterà di scoprire un altro frutto del battesimo nello Spirito, forse il più bello. Dopo aver risposto al dubbio di coloro che ritenevano gli apostoli ubriachi di vino, Pietro prosegue il suo discorso così: uomini di Israele, ascoltate queste parole. E quando, qui c'è una nuova introduzione, come se quello che aveva detto prima Pietro fosse un inciso. Adesso dice: adesso statevi bene ad ascoltare, io non posso mai arrivare a questo punto senza sentire una commozione profonda. Perché a questo punto Pietro cosa fa? Pronuncia un nome. Comincia buttando come una fiaccola ardente su quelle 3.000 persone un nome. Gesù di Nazareth. Ve lo ricordate? Questo è il senso del discorso di Pietro. Quel Gesù che passava in mezzo a voi facendo del bene a tutti. Quando è sicuro che hanno capito di chi parla? Perché a quel punto molti avevano dimenticato Gesù, avevano considerato chiuso il caso di Gesù. A quel punto Pietro lascia partire due tuoni. Con il primo li uccide tutti, col secondo li risuscita. Sentiamo. Quest'uomo, quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio la prescenza di Dio, voi, per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, l'avete ucciso. Voi l'avete ucciso. Quella gente poteva protestare, dire: fermati Pietro, cosa stai dicendo? Noi non eravamo davanti a Pilato a gridare crocifige. E invece tacciono, anzi, si dirà che si sentono trafiggere il cuore. Perché? Perché lo Spirito Santo sta facendo quello che aveva promesso Gesù. Quando verrà il Paraclito, convincerà il mondo di peccato. Questa gente è convinta, è toccata dal dito di fuoco dello Spirito ed è convinta del peccato. Voi l'avete crocifisso. Benedetto quel momento in cui questo dito di fuoco tocca anche il cuore di qualcuno di noi. O lo tocca di nuovo, perché allora sì che dalle nostre labbra esce la parola «ho peccato» in un modo nuovo, che rigenera. Voi l'avete crocifisso, anch'io l'ho crocifisso, e anche voi. Se abbiamo commesso un peccato, lui è morto per i nostri peccati. Ma subito segue un altro tuono, un altro terremoto. Dio l'ha risuscitato, Dio l'ha risuscitato, non abbiate spavento. Dio l'ha risuscitato, l'ha costituito vostro Signore, ve l'ha ridato come Signore. E si conclude il discorso di Pietro con quella definizione che per me è straordinaria, una definizione urbi e torbi. Sappia con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito quel Gesù che voi avete crocifisso, Signore e Messia. Quanti insegnamenti sono in questa parte del racconto di Pentecoste? Primo, che il primo frutto dello Spirito è un bisogno impellente di proclamare Gesù. Adesso gli apostoli sanno chi era Gesù, adesso hanno capito che grazie a quello che aveva fatto il mondo non è più lo stesso di prima. Adesso si sente che gli apostoli sono pronti a morire per Gesù. Bene, però non voglio indugiare su cose che magari ho detto altre volte. Qual è? Se questo è il cuore della Pentecoste, se questo è il vertice della Pentecoste, cioè lo Spirito che rende vivo Gesù, che risuscita Gesù, che cosa significa? Che cosa dice? Che cosa corrisponde nel rinnovamento, grazie al battesimo nello Spirito, a questo vertice? Semplice. La riscoperta di Gesù come Signore.
che è uno dei frutti più belli, sembra una cosa semplicissima, noi gridiamo Gesù è il Signore, non ci rendiamo conto che questo è stato un'invenzione, una scoperta, un dono immenso dello Spirito. Io avevo studiato il titolo di Signore, avevo scritto la Cristologia, ma quando ricevetti il battesimo nello Spirito mi accorsi che Gesù Signore è un'altra cosa. Dopo aver studiato, letto, scritto sulla Signoria di Cristo, il Kyrios, quando lo Spirito Santo viene come il giorno di Pentecoste e te lo fa scoprire, ti sembra che prima hai visto un cielo dipinto sulla carta e adesso guardi il cielo vero immenso sopra di te. Ripeto, è uno dei grandi doni che il rinnovamento ha fatto alla Chiesa, di riscoprire che la Signoria di Cristo è un mondo nel quale si entra con delle scelte. Dire Gesù è il Signore è una decisione, non significa solo proclamare una verità dogmatica, significa prendere la decisione, significa dire tu sei il mio Signore, io mi sottometto a te, ti riconosco il centro, il senso, l'amore della mia vita, tutto. Eh beh, io devo confessarlo, carissimi amici, mi dispiace perché noi sacerdoti saremmo tenuti al celibato, ma anch'io ho preso una cotta nella vita. E la cotta lo sapete, e vi auguro di prenderlo tutti, anche voi sposati, prendete un'altra cotta, perché Gesù, se noi lo accettiamo per quello che è il risorto, il vivo che vive nello Spirito, Gesù può essere per ciascuno di voi infinitamente più di quello che è la moglie per il marito per la moglie, il fidanzato per la fidanzata, l'amico per l'amico, tutto! Tutte le sfumature dell'amore! Voi sapete che quando io mi trovo a parlare di Gesù Signore, di solito coinvolgo l'assemblea, perché vogliamo far risuonare questo in modo che anche le pareti di questa sala siano impregnate della Signoria di Cristo. Allora ricordate che si tratta di proclamare un versetto della lettera ai Romani, che dice: se con le tue labbra tu proclami che Gesù è il Signore e nel cuore credi che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Allora voi dovete imparare, già le sapete, due semplici frasi. Gesù è il Signore. Seconda frase, Dio l'ha risuscitato dai morti. Bene? Allora, al mio primo cenno, voi per favore fate un kerygma, che vuol dire un grido. Dite Gesù è il Signore, dal profondo del cuore. Al secondo segno gridate Dio l'ha risuscitato dai morti. E io concludo, bene? Ascolta bene Gesù, perché adesso ti proclamiamo Signore. Se con le tue labbra tu proclami che e nel cuore credi che sarai, la povera Italia sarà, nonostante tutti i suoi problemi, i suoi politici. Beh, io mi rivolgo a Gesù, carissimi amici, perché io non solo, non dico sono convinto, ma lo sento che Lui è qui in mezzo a noi. Lui ci sta guardando tutti e si rallegra. La gioia di Gesù di vedere questo popolo che riconosce il suo sacrificio, che accetta il suo amore, la gioia di Gesù è incredibile, la gioia di Gesù venendo qui dentro uno la sente, la palpa, quindi mi rivolgo a Lui perché so che Lui è qui, anzi vi dico una cosa, sapete che Dio sa contare solo fino a uno? Dio sa contare solo fino a uno. E quell'uno sono io, sei tu. Soprattutto sono quelli giù in fondo che magari si sentono un po' emarginati perché si sentono più lontani. Dio sa contare solo fino a uno e quell'uno sei tu.
Ultima sezione. Ascoltiamo l'ultima sezione che vogliamo commentare. Tutti quelli che accettarono la sua parola, la parola di Pietro, furono battezzati e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone. Ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che venivano salvati. L'insegnamento più importante di questa parte finale del racconto non è tanto come vive questa comunità, quali sono le caratteristiche, ma il semplice fatto che esiste, che nasce questa comunità, perché la comunità cristiana nasce il giorno di Pentecoste. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che chi riceve il dono dello Spirito non è lasciato solo come un cane sciolto senza collare, si diceva una volta, viene aggiunto alla comunità, viene aggregato, incorporato. E questo vuol dire che come lo Spirito Santo ci conduce verso Cristo, così ci conduce alla Chiesa. Giovanni Paolo II, nella enciclica Dominum et Vivificantem, di cui sapete ricorre il 25esimo e che nel pomeriggio vogliamo ricordare in particolare, scrive: il tempo della Chiesa ha avuto inizio con la venuta, cioè con la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli riuniti nel Cenacolo di Gerusalemme, insieme con Maria, la Madre del Signore. Quindi la Pentecoste è il genetriaco compleanno della Chiesa. Data la sua derivazione dai gruppi pentecostali, c'era da temere che il rinnovamento carismatico, con il battesimo dello Spirito, portasse su questo punto in una direzione opposta alla Chiesa, cioè in una deriva individualistica. Questo era quello che era successo in gran parte ai movimenti carismatici dell'antichità, a cominciare dal primo, il montanismo si chiama, che fu quello che diede un colpo di grazia ai carismi. Quasi tutti questi movimenti presero questa dinamica che li portava, questo movimento centrifugo che li portava fuori dalla Chiesa. Questo non è avvenuto con il rinnovamento carismatico, che anzi fin dall'inizio fu definito da Paolo VI cosa? Una chance per la Chiesa. E io direi che non è merito solo dei membri, dei leader del rinnovamento questo fatto, ma anche della gerarchia che ha saputo riconoscere questo dono dello Spirito. Ora, carissimi fratelli e sorelle, noi stiamo vivendo una situazione che esige dal rinnovamento una nuova decisione a questo riguardo. Esige una presa di posizione nei confronti di questa vocazione ecclesiale del rinnovamento. La Chiesa è sotto accusa. Ci sarà anche tra noi chi la mette sotto accusa? Ritireremo la nostra fedeltà alla Chiesa per tutto quello che sentiamo dire, che ahimè è anche vero che succede nella Chiesa? Ascoltiamo quello che dice San Paolo nella lettera agli Efesini. Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei per renderla santa, purificandola per mezzo del lavacro dell'acqua accompagnato dalla parola, al fine di farsi comparire davanti la sua Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata. L'affermazione dell'Apostolo fa sorgere una domanda. Cristo ha amato la Chiesa e tu? Ami la Chiesa tu? Molti cristiani oggi ripetono Cristo sì, la Chiesa no. Non si rendono conto che così rinunciano non solo alla Chiesa ma anche a Cristo. San Cipriano ha detto: non può avere Dio per padre chi non ha la Chiesa per madre. Conosciamo l'obiezione che ci viene martellata da tutte le parti. Conosciamo il problema e l'incoerenza della Chiesa e gli scandali del clero.
Crediamo che Gesù non riconoscesse meglio di noi le deficienze della Chiesa, non sapeva per chi moriva, cosa stavano facendo gli apostoli quando lui era nel Getsemani? Ma egli ha amato la Chiesa reale, non quella immaginaria. Ha amato la Chiesa in speranza per quello che è chiamata ad essere, la Gerusalemme celeste, la sposa senza macchia, non per quello che tuttora è. Cristo ha amato la Chiesa perché fosse senza macchia? E la Chiesa sarebbe senza macchia se non avesse noi. La Chiesa avrebbe una ruga in meno se io avessi commesso un peccato in meno. A Martin Lutero, che gli rimproverava di rimanere nella Chiesa cattolica nonostante la corruzione che c'era in essa, Erasmo di Rotterdam, se avete sentito questo nome, vero? Un grande umanista. Erasmo di Rotterdam in una lettera rispose così: sopporto questa Chiesa nell'attesa che divenga migliore, perché anch'essa è costretta a sopportare me nella speranza che io divenga migliore. Dovremmo dunque tutti tacere? No. Una volta rientrato in casa, una volta che hai pianto per la Chiesa, ti sei umiliato sotto i suoi piedi, Dio ti può comandare, come ha fatto con altri nel passato, di alzare la voce contro i mali della Chiesa. Non prima e non senza essere disposto a morire in questa missione. Antonio Rosmini, Don Primo Mazzolari, Don Lorenzo Milani, per non parlare che di quelli più vicini a noi, hanno levato la voce profetica contro i mali della Chiesa del loro tempo, ma non hanno mai ritirato la loro fedeltà e sottomissione ad essa. Proprio uno di loro, Don Primo Mazzolari, ha scritto delle parole che ci dovrebbero far riflettere, forse non tanto noi che siamo qui presenti, ma sapete, queste parole poi attraverso i CD, attraverso vanno, rimbalzano anche fuori. Dunque Don Primo Mazzolari ha scritto queste parole: Signore, sono la tua carne inferma, ti peso come croce che pesa, come spalla che non regge, per non lasciarmi a terra ti carichi anche del mio fardello e cammini come puoi. E fra coloro che tu porti c'è qualcuno che ti fa colpa di non camminare secondo le regole e accusa di lentezza anche la tua Chiesa, dimenticando che carica con me di scorie umane che non vuole né può buttare a mare, perché sono i suoi figli, per lei il portare vale più dell'arrivare. E a chi lo spingeva a rompere con la Chiesa istituzionale che lo osteggiava, Don Lorenzo Milani rispose: noi la Chiesa non la lasceremo mai, perché non possiamo vivere senza i suoi sacramenti e senza il suo insegnamento. In alcuni paesi d'Europa e negli Stati Uniti, è vero Ralph, anche negli Stati Uniti, molti cattolici abbandonano anche ufficialmente la Chiesa, si fanno cancellare dalla lista dei membri della Chiesa. In una situazione analoga, quando molti se ne andavano da lui, Gesù rivolse ai suoi apostoli una domanda drammatica che la Chiesa rivolge in questo momento a noi. Volete andarvene anche voi? Eh sì, come Pietro rispondiamo in coro: Santa Madre Chiesa, da chi andremo? Chi altro ci potrà assolvere dai peccati? Chi altro ci darà il corpo di Cristo? Santa Madre Chiesa, noi non ti lasceremo mai, questo crediamolo insieme. Santa Madre Chiesa, noi non ti lasceremo mai. Sto per finire. Ho evocato alcuni frutti del battesimo nello Spirito. Ma sono alcuni, perché nella realtà sono molto più vari, più vasti.
permettetevi di leggervi la testimonianza di uno che partecipò al primo ritiro carismatico e che pochi giorni dopo scrisse una lettera a un amico, perché questa lettera ci fa rivivere un po' l'entusiasmo delle origini. Dunque diceva: la nostra fede è diventata viva, il nostro credere è diventato una sorta di conoscere, improvvisamente il soprannaturale è diventato più reale del naturale. In breve, Gesù è una persona viva per noi. Vi riconoscete in questa descrizione, vero? Prova ad aprire il Nuovo Testamento e a leggerlo come se fosse letteralmente vero, ora, ogni parola, ogni riga. La preghiera e i sacramenti sono diventati veramente il nostro pane quotidiano e non delle generiche pie pratiche. Un amore per le scritture che io non avrei mai creduto possibile. Una trasformazione delle nostre relazioni con gli altri. Un bisogno, una forza di testimoniare al di là di ogni aspettativa. L'esperienza iniziale del battesimo nello Spirito non ci ha dato particolare emozione, ma la vita è diventata soffusa di calma, di fiducia, di gioia, di pace, frutti dello Spirito. Abbiamo cantato il Veni Creator Spiritus prima di ogni incontro, prendendo sul serio quello che dicevamo, e non siamo stati delusi. Siamo anche stati inondati di carismi e tutto ciò ci mette in una perfetta atmosfera ecumenica. Naturalmente questi doni, carissimi amici, non sono automatici, non sono uguali per tutti, però era bene in questa circostanza rievocarli per riaccendere in noi il desiderio di riviverli e di fare sì che tutti gli altri nella Chiesa possano farne l'esperienza. Il rinnovamento carismatico in tutte le sue espressioni nazionali e sovranazionali è la pupilla dell'occhio di Cristo e bisogna conservargliela.